Allora, c'è appena stata una bomba d'acqua assurda. Mi sono alzato alle 4 del mattino perché ha suonato l'allarme. Ho cambiato studio! E in questo video vi racconterò il perché, raccontandovi tutti i mille problemi che ho avuto in quest'ultimo periodo. Gli stessi problemi che non mi hanno permesso di dormire a sufficienza, di registrare video e che mi hanno portato lentamente alla pazzia. Curiosi, eh? Ma prima un bel momento nostalgia. Questo sono io, quando ero ancora un piccolo riccio. Non avevo ancora incontrato i miei bellissimi collaboratori. Eravamo tanti bambini lontani che un giorno sarebbero diventati amici. Ma parlando invece dell'inizio del mio canale, all'inizio c'ero soltanto io, nella mia cameretta, ormai più di 10 anni fa. Ciao ragazzi, allora, scusate i miei capelli, ma i miei capelli sono sempre indomabili, quindi ci posso fare niente. Poi mi sono trasferito a Milano, ritagliandomi un piccolo studio nel mio appartamento. Ma è stato solo negli ultimi anni che le cose si sono fatte molto... molto... accattivanti, diciamo. E cioè quando io e Frafrog abbiamo deciso di avere uno studio esterno. Un piccolo buco oscuro in cui lavorare compressi l'un l'altro e in cui annusarci le reciproche ascelle. In principio eravamo soltanto io, Francesca e Kama ed era tutto molto spartano. 2 tavoli, 4 luci e 2 videocamere. Mi ricordo ancora che dovevamo alternarci e fare in modo che quando uno registrava una parte di un video con la voce, l'altro registrava allora la parte con il disegno e viceversa, così non ci disturbavamo a vicenda, insomma era un casino. Poi proprio come un virus abbiamo deciso di espanderci sempre, sempre di più. Prima prendendo un altro spazio, iniziando così a fare le sfide di disegno in live. Poi prendendone un altro, così sia io che Francesca abbiamo potuto fare i nostri reciproci uffici personali in cui fare video senza che nessuno ci disturbasse. E potendo finalmente ospitare in studio 3 montatori per fare video di qualità con frequenza sempre maggiore. E questo fino a oggi. Perché ora è così. Già, è in quadro Francesca, questo luogo dimenticato da Dio. Anche questa luce prima funzionava benissimo, adesso non so che le prende. Sarà triste perché ce ne siamo andati. Questo era il mio ufficio, aveva un'acustica perfetta, invece adesso ba ba ba. Qui è dove facevamo le sfide. E lì c'era il banana pong. È sparito tutto. È incredibile come un posto possa cambiare proprio da così a così. Cioè, non lo riconosco neanche più. Qui c'erano i nostri montatori che lavoravano qui. Ci sono ancora delle scarpe. Di chi sono? Sicuramente di Antonio. E questo era lo studio di Francesca. Questo è tutto quello che è rimasto della sua parete. E sì, tutti voi ci avete domandato, ma i murales li lasciate qui? Che cosa fate? Non ve li portate via? No, siamo costretti a lasciarli qua. Questo e quell'altro dietro di te. Eloisa, perdonaci! Ma lasceremo anche questa piccola testimonianza del nostro passaggio per le generazioni a venire. Oh, questa pianta? Questa qua è nostra! Ce la portiamo via! Vi dico la verità, nell'ultimo video che ho pubblicato prima delle vacanze ho detto di aver finito i video. E molti di voi hanno inteso che io avessi finito le idee per i video. Ma non è così, avevo finito proprio i video da pubblicare, perché non avevo avuto il tempo di registrarne degli altri, perché ero impegnata a risolvere tutti i problemi relativi al nuovo studio e che ora vi devo raccontare per filo e per segno, nei minimi dettagli, per sfogare tutta questa frustrazione accumulata in questi mesi su qualcuno. E quindi ho scelto proprio voi. E per comodità ho diviso tutte le mie disavventure in capitoli. Già, come una bellissima storia, che però forse non avrà un lieto fine. Capitolo 1. Si muore di freddo. Il nuovo studio era grande, era bello, ma purtroppo non era di certo come me, non era perfetto. Infatti non aveva il riscaldamento e visto che d'inverno non volevamo diventare dei polaretti, abbiamo fatto un accordo con il proprietario per mettere un impianto. Prima è stato svuotato di tutte le cose delle persone che c'erano prima di noi, tranne questa bellissima poltrona che ci hanno lasciato, che vi giuro è comodissima. Io a volte mi ci stendo sopra e spero di non aprire più gli occhi. Ah, potrei morirci da quanto è comoda! E dopo sono arrivati i tecnici, quindi io ogni giorno alle 7:30 dovevo andare lì e aprirgli lo studio. E per chi mi conosce abbastanza già saprà che per me questa qua veramente è la morte. Non è un orario che fa parte del mio DNA. Io di solito alle 7:30 vado a dormire. Eccoci qua, già
questo sarà il nostro futuro. La sezione Banana Pong sarà qui. In questa parte qui ci sarà il mio ufficio. Poi si prosegue. Qui ci saranno i montatori. E poi ci sarà l'ufficio di Francesca. Ci sono un po' di cose da fare. Però nel frattempo sono molto contento. Capitolo 2. Il supervisore. In tutti i giorni a seguire, quindi, che cosa ho fatto? Ho supervisionato. E non c'è cosa più stressante. Perché in questi casi basta un attimo di distrazione, che magari l'operaio ti prende la tazza del water e te la schiaffa sul soffitto perché aveva capito male quando avevi detto che volevi sanitari sospesi. Quindi ho supervisionato tutto. Quando ho detto di togliere le prese, come questa, perché magari la toglievano ma lasciavano la canalina. Ho supervisionato quando ho fatto costruire questa parete, perché magari la costruivano dopo gli interruttori. Quando dovevano buttare queste mensole e non le altre che invece volevo tenere. Insomma, è come ritrovarsi davanti al genio malvagio, dove ogni tua richiesta può essere mal interpretata. E poi bisogna tornare indietro, ci sono altri costi, i tempi si allungano. E noi entro luglio dovevamo abbandonare il vecchio studio, quindi avevamo delle tempistiche molto rigide. Capitolo 3. Attento a ciò che desideri. Nonostante tutto, però, alcune cose sono sfuggite al mio controllo e il genio malvagio è riuscito a sferrare e portare a segno qualche colpo. Per esempio, avevo detto di togliere questa cucina, di mettere delle piastrelle nuove, e quando sono arrivato le avevano messe in questa disposizione, che non è un problema. Però avrei preferito metterle in un altro modo, per non far vedere questi due quadratini proprio al centro. Magari le avrei messi sfalsati per rendere la composizione un po' più naturale. Vabbè, però non è un problema. Mentre un'altra volta avevo chiesto se i tubi dell'impianto che stavamo facendo potevano essere inseriti dentro alla parete e non esterni, e nel caso quanto poteva venire a costare. L'avessi mai detto, nel giro di un secondo l'operaio stava già pa, distruggendo tutto quanto. Io dicevo: fermo, non so ancora quanto potrà costare questa cosa. E alla fine quella che era una domanda per una possibile scelta è diventata a tutti gli effetti la scelta obbligata, perché era già tutto distrutto. Insomma, c'è questa cosa che agli operai piace spaccare ogni cosa. Mi ricordo che a un certo punto c'è stato un dibattito se una parete fosse o no in cartongesso, e uno di loro ha fatto tipo: non lo vedi che è un muro vero? Guarda, pa, e si è messo a distruggerlo tutto. In quel momento veramente è come se mi avesse scalpellato il cuore. Ma a parte questo, grazie alla mia costante supervisione, devo dire che non ci sono stati troppi problemi. Insomma, i problemi veri dovevano ancora arrivare. Capitolo 4. Il coinquilino inaspettato. Una cosa, c'era solo una cosa su cui eravamo tranquilli, cioè il fatto che lo studio aveva già un bel pavimento. Certo, scricchiolava un po' e questa cosa mi faceva impazzire, ma almeno era bello. Era quello che ci aveva colpito all'inizio quando avevamo visto il nuovo studio. Peccato che in realtà, nascosto nelle sue profondità, abitava il coinquilino che nessuno di voi vorrebbe avere. La muffa. Era qui dove avrei dovuto fare il mio studio, era nella sala registrazione, era ovunque, muffa ovunque. E non sapevamo perché, o almeno non potevamo ancora saperlo. E quindi niente, ho tolto tutto il pavimento, cioè l'unico caposaldo del nostro studio. E il pavimento vecchio non è che è sparito così per magia, fai pa, tipo CTRL A, seleziona tutto, cancella, pum. No, andava tirato su via tutto, preso, messo in un furgone, smaltito, tonnellate di roba. Infatti in quei giorni mi sono veramente spaccato la schiena a togliere ogni asse, caricarlo, nastrarlo, metterlo sul furgone. In tutto questo devo assolutamente ringraziare Leo e Danilo, due signori che hanno lavorato con me in quel periodo e che sono stati super disponibili. Mi hanno aiutato a togliere il vecchio pavimento e a posare quello nuovo. Infatti, se lo vedete così bello e perfetto, è grazie a loro. Quindi, se voleste contattarli per qualche lavoro, vi lascio i loro contatti in descrizione. E questo è l'ultimo pezzo. Finito! Fate 5. Guarda qua. Capitolo 5. Oh, ma che cavolo sta succedendo? Si sta allagando tutto, no! No, un altro studio che si allaga, no! Ti prego, signore mio, risparmiamelo! Perché? Perché? E qui arriva la nota dolente. In quei giorni cosa stavo facendo? Per darvi un po' di contesto. Ero appena caduto 20 volte per fare il video di opera, che è piaciuto a tutti, infatti grazie mille. Nel frattempo stavo registrando anche qualche shorts, perché non avevo il tempo di registrare dei video più complessi. Ah, è vero, e poi sono andato al Pride, pubblicando questa foto su Instagram, che mi ha fatto perdere 2000 follower. Già, perché come ho osato mettere dei colori sulla faccia invece che sul foglio. Intollerabile, davvero intollerabile. Datemi subito una birra e una donna da trattare male, perché sento di star perdendo la mia mascolinità. Quindi lo dico anche qui: se questa foto vi crea dei problemi, potete disiscrivervi e tornare nel vostro buco.
Comunque, ad un certo punto cosa è successo? C'erano Danilo e Leo che stavano mettendo il nuovo pavimento e una notte è piovuto. Ma non una pioggia, proprio la pioggia del secolo, quella che trovi al telegiornale che fa diventare Milano la nuova Venezia. Una semplice pioggia, neanche tanto forte. E il giorno dopo ho trovato dell'acqua che usciva da una colonna e che ha allagato due locali. Facciamo questo giochetto, immaginate quali locali erano quelli allagati, no? Quelli che erano pieni di muffa, ovviamente. Guarda un po' che fortuna, il mistero è risolto! Titoli di coda! A parte gli scherzi, quello è stato un momento molto, molto duro per me, perché non solo il tempo per fare i lavori stava per finire, quindi ero già abbastanza stressato, ma scoprire che inoltre ci stavamo per trasferire in un posto che aveva problemi di allagamento mi ha fatto proprio pensare, cavolo, avremmo fatto bene a fare questo passo, a lasciare il vecchio studio, anche perché mi sentivo molto responsabile per questo nuovo studio e tuttora mi sento responsabile, anche perché è vero che io e Francesca abbiamo deciso insieme di trasferirci, ma Francesca, forse anche un po' per carattere suo, non è una persona che abbraccia molto i cambiamenti. Molti di voi lo avranno anche visto in uno degli ultimi episodi del nostro podcast Banana Pong, dove ne parlavamo. Quindi l'idea che magari lo studio vecchio potesse comunque andarle bene, che io invece l'avessi convinta a fare questo passo per poi ritrovarci in uno studio che invece ha problemi perché si allaga, insomma, non era una cosa che mi piaceva molto, era una cosa che mi faceva molto soffrire. E ve lo dico sinceramente, questo è uno dei principali motivi per cui non ho più registrato video e mi sono dedicato completamente alla risoluzione di questo problema, perché era molto grave, e anche alla risoluzione di tutti gli altri problemi che si sono poi successivamente presentati nello studio. Capitolo 6. Il primo ostacolo è stato convincere l'amministratore che questo problema era un problema che andava risolto. Già, non era un problema delle fogne del comune di Milano che sono troppo basse, che quindi è normale che... No, non è normale che una colonna si commuova facendo uscire acqua da tutte le parti. Soprattutto perché, ricordo, la pioggia che aveva fatto era una bazzecola, cioè era una pernacchia umidiccia in confronto a quella che ci aveva allagato lo studio vecchio anni fa. Ma, per fortuna, l'amministratore del condominio è stato perfetto. Ha capito subito la situazione, mi ha dato la massima priorità, ha chiamato la ditta che è venuta e che ha distrutto la colonna per vedere dov'era il problema. E non ci crederete mai, ma c'era un tubo aperto nella colonna, così era sempre stato aperto, aveva sempre fatto uscire acqua, aveva sempre allagato il locale, imbarcato il vecchio pavimento facendo uscire la muffa, ma nessuno è mai importato niente. Ora, non voglio pensare di essere io quello speciale, il genio che arriva e che risolve i problemi, ma credevo che almeno a scuola tutti avessero imparato la matematica, perché in certe situazioni l'unica cosa che serve fare è solo 1 più 1. 1 più 1. C'è una macchia d'acqua su una colonna? C'è dell'acqua sul pavimento? 1 più 1. Sarà mica che esce dell'acqua dalla colonna? E quindi la colonna è stata tutta quanta incerottata, era anche molto carina vederla così, ma mentre si risolveva questo problema ovviamente non si poteva stare tranquilli perché se ne è creato un altro. L'unico problema a questo punto è che la colonna probabilmente la finiranno lunedì, ma senza prima finirla non so come faranno a mettere il pavimento. E lunedì i ragazzi che devono mettere il pavimento non ci sono più, quindi devono finire tutto quanto entro domenica. Vediamo. Capitolo 6 e mezzo. Alleati. Io però vi devo chiedere scusa. Non voglio essere come quelle persone che si lamentano sempre riversando sugli altri i propri problemi e la propria negatività. Infatti, ora voglio prendermi un attimo per focalizzarmi anche su ciò che c'era di bello e su chi ci ha aiutato moltissimo durante questo periodo di transizione. Perché sì, avere uno studio grande è sicuramente meraviglioso, ma deve essere anche riempito. E non sapevo proprio come avremmo fatto a rimediare tutte le scrivanie e le sedie per tutti quanti. Fino a che non è venuto in nostro soccorso. Lui. Centro ufficio! Potrei dire che Centro ufficio sia lo sponsor di questo video, ma mentirei, perché in realtà per noi è molto di più. È un amico, un dolce amante. Le loro fantastiche scrivanie motorizzate si alzano e si abbassano, sembrano danzare con noi, dando sollievo alle nostre stanche schiene. Mentre le loro sedie da ufficio sono così eleganti che dovrebbero essere esposte nei migliori musei accanto alla nostra Gioconda. Sapete, ho letto su un libro di storia dell'arte che si dice che la Gioconda fosse seduta proprio su una sedia centro ufficio.
Oddio, quanto sono scemo! A parte tutto, veramente grazie mille a Centro Ufficio per averci donato tutto quello di cui avevamo bisogno e anche di più. Sono prodotti veramente eccezionali. E se voi o la vostra schiena tutta quanta incriccata e dolorante avete bisogno e volete sostenere i loro prodotti Made in Italy, vi lascio qui sotto in descrizione il link al loro sito internet. E ora però torniamo a quello che vi piace di più, e cioè vedermi soffrire e raccontare le mie disavventure. Capitolo 7. Non è possibile che abbiamo sbagliato. Un'altra questione era il cambio del battiscopo, perché cambiando il pavimento dovevamo cambiare anche quello. Quindi sono andato sul sito di Tecnomat e ho ordinato un battiscopa. Un battiscopa semplice, bianco, classico. E serviva anche con una certa urgenza, perché qui era peggio di un puzzle. Era tutto quanto incastrato. Per fare il battiscopa ci vuole prima di posare il pavimento, per fare il pavimento ci vuole prima di sistemare la colonna, per fare la colonna ci vuole prima il tubo, per fare il tubo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il fiore! Il fiore! E quando è arrivato finalmente il battiscopa, io vi giuro, mi sono sentito dentro una barzelletta. Cioè, cercavo negli angoli le videocamere perché non poteva essere la realtà. Dovevo per forza essere in una candid. Era uno scherzo. Ho aperto il pacco e mi avevano dato il battiscopa sbagliato. Non mi sembrava vero, anche questa. Allora ho chiamato l'assistenza Tecnomat e dopo mille anni di premi 2 per scegliere la filiale, premi 4 per indicare il settore, premi 8 per chiamare il reparto, premi 9 per parlare con Peppino, gli ho spiegato la situazione. E mi rispondono che è impossibile. È impossibile, loro non hanno sbagliato. Sono io che piuttosto ho cambiato idea e voglio ridare indietro la merce. E non mi volevano credere. Li ho dovuti chiamare 3 volte. Gli ho mandato 4 mail con le prove fotografiche del fatto che avessero sbagliato. E nonostante questo non mi stavano credendo. Continuavano a dire che era impossibile che avessero sbagliato. E a questo punto vi riassumo più o meno la conversazione che abbiamo avuto per telefono. Oh cavolo. Tutte a me proprio. Oh scusa, ho commesso un errore. Non sapevo di parlare a un essere superiore, sai. Forse sono io l'uomo imperfetto. Forse sono io lo sfigato di netto. Il codice prodotto che però non corrisponde all'ordine che ho fatto, sai, mi confonde. E nonostante i soldi che tu mi hai già fatto spendere, vuoi pure che io ammetta che forse non so leggere? No, tu non hai capito niente. Ti ho chiamato altre 2 volte, sono più che paziente. Ti ho mandato anche le foto e se vuoi te le rinvio. Ma tu non puoi sbagliare, no. Ma chi ti credi, Dio? Tu guarda questo. Non so proprio con chi ha a che fare. E se vuoi proprio saperlo, tu non sei così perfetto. Te lo dico con il cuore in mano, proprio schietto, schietto. Anche Dio commette degli errori, sai perché? Tra miliardi di persone lui ha creato anche te. Eh già, ha creato anche te. Poi alla fine mi hanno creduto, ma non potevo più farmeli spedire, perché altrimenti me li avrebbero spediti l'anno del mai. Quindi con calma abbiamo preso una macchina e siamo andati a riportarglieli e a prendere i battiscopa giusti. E non mi hanno neanche rimborsato la spedizione. E anzi, all'inizio, meno male che ho controllato, mi stavano dando anche i battiscopa giusti, sì, per carità, però me li stavano dando sporchi. E quindi me li sono fatti subito cambiare. Un inferno, un inferno. Grazie, Tecnomat. Capitolo 8. Ai metri quadrati piace cambiare. Il nostro studio è un tot di metri quadri. Ora, non mi sono messo proprio lì a misurarli perché in realtà gli operai che avevano ridipinto tutte quante le pareti avevano già effettuato delle misurazioni. Quindi ho comprato il pavimento sulla base dei dati che mi avevano dato. Più un 10% in più perché non si sa mai, meglio averlo un po' in eccesso. Per poi scoprire che le misure erano sbagliate. Ovvio, no? Come ho fatto a non pensarci? Il pavimento che avevo comprato purtroppo non bastava per fare tutto l'ufficio. E in quei giorni dovevamo finire tutto perché poi tutti quanti andavano in vacanza e non c'era più tempo, non potevo ricomprarlo perché dovevano spedirmelo dalla Francia, non sarebbe mai arrivato in tempo. Quindi approfittando del fatto che stavo comunque già andando da Tecnomat, volente o nolente, per riprendere questo battiscopa, ho scelto un pavimento al volo e abbiamo caricato tutto in macchina. Infatti stavamo anche molto stretti. Ciao Kama, la tua macchina è molto comoda, devo dire. Tratti così tutti i tuoi passeggeri. E quindi niente, la nostra cucina ha un altro pavimento. E alla fine comunque sì, può starci perché la cucina comunque è un altro ambiente, bla 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 bla. Insomma, ho imparato anch'io a credere alle mie stesse scuse per cercare di farmi andare bene questa cosa. Capitolo 9. Non ci sono altri problemi. Seguono poi alcuni magici giorni in cui non ci sono problemi ed è tutto meraviglioso. Danilo e Leo stavano mettendo il battiscopa, la tubatura dentro la colonna si stava sistemando, insomma tutto quanto procedeva esattamente come doveva procedere. E anche gli scoiattoli vicino allo studio li ho visti fare i salti mortali dalla gioia. Capitolo 10. C'è un problema. A un certo punto noto delle macchie sul soffitto. Già, il nostro impianto perde acqua in vari punti e ormai io non mi sorprendo più di niente. Sono arrivato a un punto in cui la mia corazza è così spessa che non sento più neanche le mie emozioni. Mi sono anche fatto una vacanza di un paio
paio di giorni insieme ai miei amici, ma come potete vedere dalle foto ero distante. Perfino le mucche non mi interessavano più. Isolandomi dal mondo ero semplicemente un uomo affranto. Quindi poi chiamo nuovamente i tecnici per risolvere e risolvono. Tranne che le pompe dell'impianto fanno rumore, fanno tipo... Ma vabbè, vuol dire che dovrò richiamarli. E ora arriviamo all'ultimo capitolo, e cioè quello più importante. Capitolo 666. La fine del mondo. Alcuni di voi già sapranno che di recente a Milano c'è stato un temporale disastroso. Alberi sradicati, mezza città allagata, e questo è accaduto esattamente il giorno dopo aver noleggiato il furgone e aver preso tutte le nostre cose dal vecchio studio. Tutte. Abbiamo preso tavoli, cavi, fotocamere, luci, batterie e le abbiamo portate nel nuovo. Cosa potrà mai andare storto? Il mio studio è solo un insieme di cassettiere, 1.000 miliardi di cassettiere. Perché? Ma andiamo con ordine. Una cosa che mi fa ridere è che dopo tutto quello che ho passato ero quasi tranquillizzato all'idea che ora si dovesse fare solo il trasferimento delle nostre cose, che per molti quando pensano a un trasloco è anzi la cosa principale. E così ho preso un furgone il primo giorno disponibile, cioè lunedì. Io e Kama stiamo andando a prendere il furgone per fare il trasloco, e ovviamente oggi danno temporale grandine. Bene. Ma ho speso bene i miei punti karma e per fortuna quel giorno stava solo piovendo un po'. L'ho fatto su e giù, sono diventato cintura nera di marcia indietro con il furgone, non mi batte più nessuno, e grazie all'aiuto degli altri abbiamo trasportato insieme anche il biliardo e le due librerie che insieme pesavano veramente 5 tonnellate di piume. Quindi erano leggere? No, erano comunque 5 tonnellate. E alla fine abbiamo messo tutte le nostre cose nel nuovo studio. Indovinate dove? Esatto, proprio nel locale che si era allagato la prima volta. Cosa potrà mai andare storto? Sono le 4 del mattino. La pioggia è molto forte, quindi ci sveglia. Francesca ha paura che si allaghi il nostro vecchio studio perché ha letteralmente lasciato solo per quel giorno il computer e tutti i nostri hard disk a terra. Cosa potrà mai andare storto? Ma io la tranquillizzo perché, insomma, nel vecchio studio abbiamo i rilevatori per l'allagamento, quindi se si allaga, comunque il cellulare ci squilla. E infatti, poco dopo, il cellulare ci squilla. Allora, c'è appena stata una bomba d'acqua assurda. Mi sono alzato alle 4 del mattino perché ha suonato l'allarme. La situazione era questa: le cantine di casa nostra si stavano allagando, ma per ora la priorità era andare subito nel vecchio studio perché c'era il computer e tutti gli hard disk per terra. Quindi prendiamo subito gli impermeabili, usciamo, e erano palesemente gli ultimi istanti del mondo e noi stavamo assistendo alla sua distruzione. Tra alberi che cadono da tutte le parti e grandine grossa come palle da biliardo, arriviamo quindi nel vecchio studio e il condominio era ovviamente completamente allagato. E per fortuna nel nostro studio c'era poca acqua perché avevamo messo delle guarnizioni sulle porte e il rilevatore ci aveva avvisati appena aveva rilevato proprio la primissima goccia. Quindi, messi in salvo con successo il computer e tutti quanti gli hard disk, io e Francesca ci siamo separati. Lei è rimasta ad aspirare l'acqua lì e io sono tornato a casa perché comunque, ricordiamolo, cioè ci si stavano allagando anche le cantine di casa. Sono le 6 di mattina, io ho appena finito di asciugare tutta l'acqua nel nostro vecchio studio, che al momento è distrutto, non dall'acqua da noi, ma anche dall'acqua. C'è un po' un clima da Titanic in questo momento qua dentro, con le luci che sfrigolano l'acqua per terra. Quindi a questo punto si sono fatte più o meno alle 6 del mattino e non avevamo dormito ovviamente niente. Avevamo tolto tutta l'acqua dalle cantine, dal vecchio studio, e quindi mancava soltanto un posto da controllare. Quindi mi sono diretto nello studio nuovo. Prontissimo, davvero prontissimo. Me l'aspettavo tantissimo di vedere tutta quanta la nostra roba completamente fradicia e sommersa dall'acqua. E invece arrivo sul posto, controllo in giro, guardo ogni angolo e niente. Neanche una goccia, cavolo, sì! Avevano richiuso la colonna proprio pochi giorni prima e tutte le nostre cose erano salve. Questa colonna ci ha salvato la vita. Abbiamo veramente avuto tantissima fortuna a scoprire il problema che si nascondeva qui dietro e a risolverlo prima che arrivasse il finimondo. Altrimenti tutta questa roba che vedete qui davanti sarebbe stata completamente inondata. Sul serio, io non ci potevo credere, cioè mi sono sentito miracolato. C'erano almeno 1 miliardo di scenari in cui tutto quanto poteva andare completamente a rotoli. Se avessimo noleggiato il furgone un giorno dopo, avremmo avuto tutte le nostre cose allagate nel vecchio studio e in più avremmo pagato un furgone per nulla. Se non avessero finito in tempo di sistemare la colonna, avremmo avuto tutto quanto allagato nel nuovo studio. Ma soprattutto, se non avesse fatto quella pioggerellina striminzita nei giorni precedenti, non avremmo mai scoperto il problema, e anzi lo avremmo scoperto solo il giorno della fine del mondo. Insomma, nonostante i 1000 imprevisti e lo stress che mi ha portato a trascurare il mio canale, a dormire poco e male e a finire tutti quanti video, posso dire che arrivati a questo punto siamo stati veramente molto molto fortunati, e ora finalmente posso dire che abbiamo uno studio che è ancora un po' in disordine, ma è veramente molto 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 bello.
If you're scared, go inside. You ain't stopping this grind. When I pull up in my ride, whole squad down the slide. If you're scared, go inside. You ain't stopping this grind. Somebody tell them don't gas me up. Remember when they used to pass me up like I ain't have enough. But them stacks been stacking up and my stock price going up. Them haters mad for what? Io e Francesca siamo partiti dallo stesso punto, registrando video nella nostra cameretta, mentre i nostri genitori si domandavano che cosa avevamo da urlare da soli davanti a una videocamera. E ricordo ancora la paura che avevamo di non farcela pagare l'affitto del primissimo spazio in cui abbiamo iniziato a lavorare. E ora invece siamo qui in uno spazio che ha tutto quello di cui abbiamo bisogno e soprattutto ha tutte le persone che vogliamo avere accanto. Ringrazio ancora veramente tantissimo Centro Ufficio per queste bellissime sedie e queste meravigliose scrivanie. La mia schiena ringrazia, guardate che bello, si alza, si abbassa. È meraviglioso. Andate assolutamente in descrizione a vedere il loro sito. E per il resto sì, ci sono ancora delle cose da sistemare. La cucina non è pronta, lo studio di Francesca ha dei problemi di audio e in generale comunque le sale registrazione hanno ancora un po' di riverbero. Ma con calma, serenità, tempo, tutto si farà. L'unica cosa che importa è che sono tornato e ho tante idee per tantissimi nuovi video, ma soprattutto per tanti, tanti nuovi progetti. Tutto questo video solo per dire che Riccardo HTT è tornato e spero che voi la prendiate come una bella notizia.